Sì, l'intento di questa mozione è un intento buono, lo comprendiamo dalla lettura della mozione. Purtroppo la forma e il contenuto non lo sono altrettanto. Perché? Perché banalmente si chiede innanzitutto di fare delle cose che sono previste da legge normativa, cioè il censimento degli impianti, a parte che viene in automatico con le scia, quindi con l'apertura di determinate attività, automaticamente vengono inseriti nel sistema e quindi sappiamo quanti sono e quante volte hanno fatto domanda. E in commissione 2 anni fa abbiamo affrontato il tema in merito anche al problema degli scarichi, al problema delle aperture di lavaggi, di autolavaggi cosiddetti a secco, che poi in realtà magari non sono a secco. E questo, in questo punto, diciamo, la mozione coglie nel segno. C'è una problematica, però questa problematica non si può indirizzare con un controllo a tappeto. Perché? Perché la coperta è corta, cari colleghi. Allora, noi le politiche di controllo da dare agli uffici preposti, alla polizia locale, devono essere bilanciate, perché se noi distraiamo il 50% delle risorse del commercio per fare i controlli di autolavaggio, non potranno fare controlli magari nelle frutterie, che sono altrettanto importanti, e abbiamo visto che sono state chiuse diverse per motivi igienico-sanitari. Non potremo farlo nei ristoranti, non potremo farlo nel commercio su Repubblica. Quindi il mio invito e diciamo l'indirizzo della maggioranza in tal senso è di astensione, a parlarne in commissione e a equilibrare questa, diciamo, giusta richiesta con tutte le esigenze analoghe del settore. E poi, in particolare riguardo al terzo punto, si parla di accertare che non venga usata l'acqua potabile per lavare i veicoli. Qui richiede probabilmente anche degli ulteriori specifiche, magari nei moduli scia che vengono effettuati, perché poi suppongo che se non viene usata l'acqua potabile sarebbero necessari degli spazi per stoccare appunto l'acqua in dei contenitori adeguati. Quindi la verifica dell'impiantistica e quant'altro deve essere magari un campo vincolante nei modelli di scia che vengono presentati. Per questi motivi che ho elencato, invito le opposizioni a discuterne in un'opportuna commissione e a riequilibrare, insomma, le richieste di controlli su tutto il settore del commercio. Grazie.